senso di anche un po' più spettacolare. Ci garantiremmo diciamo un'entrata diciamo di tutti i visitatori a mantenere, scusa. Io quando sono venuto da te, cosa ho detto? È una cosa delle istituzioni. La provincia è stata una delle istituzioni, l'istituzione che insieme al comune di Ercolano ha reso possibile la nascita del MAV e la nuova giunta che da un anno e qualche mese si è insediata si sta muovendo nel solco della continuità. Oggi era importante la mia presenza perché è importante il MAV, è importante perché la provincia giustamente, come prima diceva Nino, dico, al di là di chi governa, quando ci sono delle cose di un'importanza così rilevante, è giusto che la continuità è obbligatoria, nel senso che bisogna, anzi bisogna incentivare. Noi come provincia invece noi abbiamo dismesso o 6 o 7 partecipate e continueremo ancora a dismettere perché ritengono che sono inutili, mentre invece noi dobbiamo incentivare e aumentare sempre di più l'interesse verso alcuni settori, soprattutto questo importante museo virtuale che riteniamo che bisogna ancora di più rilanciare. L'iniziativa di ricostruire la Schola Armaturarum vuole significare questo, cioè che dobbiamo metterci attenzione, creatività, interesse, dedizione e facciamo questo non ovviamente in uno spirito concorrenziale con la città di Pompei, ma per sottolineare che questa è una struttura unica e verso la quale tutte le istituzioni debbono avere attenzione, come fa il comune di Ercolano, come sta facendo la provincia di Napoli, così come speriamo farà la regione e anche il ministero. Grazie proprio alla collaborazione tra enti istituzionali e fondazioni come quella appunto che gestisce il museo archeologico virtuale si possa avere quella sinergia positiva che ci consenta di fare dei passi in avanti anche per lo sviluppo di questi territori. Grazie. Assessore Marino Galdieri, il MAV si arricchisce stamattina di una nuova tappa, una tappa significativa nel mondo della cultura che richiama alla memoria ciò che è accaduto a Pompei negli ultimi tempi, ma che al tempo stesso vuole ricostruire per tutti ciò che non è stato possibile vedere. Beh, dispiace che sia stata questa la circostanza in cui abbiamo presentato questo nuovo prodotto che comunque era già in lavorazione prima dei noti fatti che hanno riguardato gli scavi di Pompei. Il MAV è sicuramente una struttura all'avanguardia, è l'avanguardia per il tipo di prodotto che presenta e anche perché questo prodotto è interamente studiato sul territorio e realizzato sul territorio, frutto di intelligenze del territorio e oltretutto rappresenta per noi, per la provincia di Napoli che ne è socio fondatore, rappresenta una possibilità di portare anche all'estero ciò che il nostro territorio è in grado di produrre. Un museo come il MAV può essere scatolato, messo in una borsa e portato in tutte le parti del mondo. In Perù, dove è stato recentemente all'Expo della Cultura Internazionale, abbiamo avuto un grande successo ed è stato il sito più visitato in quell'esposizione. Questo potrebbe consentire anche di fare un discorso di attrattivo sul turismo e quindi anche di ricadute in termini di economie sul territorio che la provincia di Napoli tiene molto presente e che il Presidente lancerà sicuramente nel prossimo anno.